Stiamo riflettendo sul rapporto e la devozione che Padre Pio nutriva verso le anime del purgatorio. E ieri abbiamo letto un tema che Padre Pio scrive nel 1902 proprio ricordando come la commemorazione dei defunti era stata vissuta da lui sin da piccolo. Fatemi aprire una parentesi. Qualcuno mi ha fatto notare giustamente che in qualche trasmissione fa ho parlato di festa riferendomi al giorno dei defunti. Se è vero che la dizione precisa è commemorazione dei defunti, è pur vero che quando noi diciamo festa per questo giorno, cosa rara veramente, non diciamo qualcosa di aliturgico, perché che cosa è la morte per noi credenti? Pur nel suo dolore, per alcuni aspetti nella sua tragicità, la morte per noi credenti è una festa, perché è l'incontro con la vita vera, è l'incontro con l'amore. La morte è definita dai padri della Chiesa Pasqua, Pasqua per coloro che vengono chiamati o meglio, per quanti tornano nel grembo di Dio Padre, da cui tutti siamo venuti. Ecco perché è una festa. È vero, c'è la mestizia, c'è la tristezza, così come Padre Pio ieri ci ha ricordato in questo suo tema, che oggi certamente non posso rileggere, ma è bello vedere la devozione con cui ai tempi di Padre Pio si ricordavano i defunti, si viveva la festa, e lo ridico, la festa è la commemorazione del 2 novembre, con rispetto, con devozione, con preghiera. Padre Pio si reca, dopo essere stato in chiesa, nel cimitero, dove viene colpito dal dolore della gente. Beh, lasciatemi dire che molte volte i nostri cimiteri, soprattutto in questo tempo, diventano come quei viali delle grandi città dove la gente esce per parlare, per ridere, per scherzare, e dove si va a fare tutto eccetto a pregare. Se il cimitero per noi credenti è un luogo sacro e quindi merita rispetto, preghiera e devozione, è altrettanto vero che il cimitero è un luogo sacro anche per chi cristiano non è, per chi non crede per esempio nella risurrezione dei morti, ma essendo un luogo dove riposano tutti i nostri cari, tutti i nostri defunti, cristiani o non cristiani, credenti o non credenti, bene, chi va a visitare deve avere rispetto, rispetto di chi ha fede e rispetto di un mistero come è quello della morte. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!